Facciamo il calcolo dei limiti superiori di banda. Del limite superiore di banda. Per i vari stadi amplificatore a singolo transistore che abbiamo visto finora, utilizzando il metodo di Cochran-Graeber. Quindi vediamo prima lo stadio amplificatore e emettitore comune. Disegniamo un circuito valido in alta frequenza. Quindi questo è CE in alta frequenza. Dunque il circuito è fatto così, io non sto a disegnare il circuito di partenza, no? Vi ricordo più o meno come è fatto. Questo è il generatore. Poi questa era la base, qui c'era RB grande, c'è il parallelo delle due resistenze del partitore. Poi se facciamo il disegno dell'andamento del circuito in alta frequenza, dobbiamo usare il circuito equivalente valido in alta frequenza, quindi l'emettitore è comune, qui c'è RB, RB'E, questo è VB'E, ricordate come è fatto, questo è CB'E, questo è il circuito cosiddetto di Giacoletto, questo è CB'C, questo è il collettore, qui c'è GM VB'E e qui c'è nel parallelo 1 su HE, parallelo ad RC, parallelo RL. L'uscita la prendiamo qua. Allora, se volessimo calcolare la funzione di trasferimento, chiaramente non sarebbe una cosa troppo complicata, però come vedete abbiamo due capacità, quindi dobbiamo aspettarci una funzione di trasferimento con due poli. Si vede, a dire la verità, anche che c'è una coppia di zeri, però a noi supponiamo che interessi soltanto il limite superiore di banda. A questo punto possiamo calcolarlo utilizzando il metodo di Cochran-Graeber e quindi come facciamo? Dobbiamo fare 1 su la somma dei prodotti R per C, dove le C sono le capacità presenti nel circuito e le R sono le resistenze viste da queste capacità con l'altra capacità aperta. Quindi questa è l'espressione per il metodo che abbiamo visto e chiaramente dobbiamo calcolare soltanto questo termine e questo termine. Va bene? Allora, non è difficile, per esempio, la prima di queste due capacità è particolarmente semplice perché io devo calcolare la resistenza vista dalla prima capacità CB'E quando l'altra è un circuito aperto. Allora, senza fare troppi conti, si vede che se io metto un generatore di prova qua, al posto della prima, io cosa vedo? Vedo RB'E in parallelo alla serie di RB e in parallelo di RBRS. Quindi posso scrivere direttamente. Ok, quindi qui vedo RB'E in parallelo alla somma di RB e il parallelo di RS e RB grande. Quindi questa espressione è abbastanza semplice. Per valutare invece l'effetto, il valore dell'altra resistenza, devo fare una cosa più semplice, devo mettere stavolta, guardate qua, un generatore tra B' e C di prova e vedere la corrente che ci passa, con quest'altra capacità aperta. Allora io posso notare che il circuito
È in realtà fatto così. Dunque, vediamo un po', metto il generatore di prova tra B' ed E. Poi tra B', tra B' e C. Tra B' ed E, quello che c'è è la resistenza che ho calcolato prima, la RB' è 0. Quindi il circuito è questo qua. Questa qui, diciamo che questa resistenza qui, chiamiamola R star. Qui c'è R star. VB' è questa qui. Questa è la resistenza vista. È il circuito. Ora, se ricordate la lezione di ieri, noi avevamo detto, avevamo analizzato esattamente questa resistenza vista. Abbiamo detto, guardate, quando si trova quella resistenza vista ci si può ricordare subito l'espressione senza necessariamente dover fare tutto il conto. E veniva la resistenza tra B' e cioè tra il nodo d'ingresso e la massa, cioè R D'E, che moltiplica 1 più Gm R star. Più R star. Ok? Vabbè, se non ve lo ricordate, fate il conto completo, proprio calcolando l'IP. Però, insomma, alla fine è questo che vi viene. Il vantaggio è di riconoscere le resistenze notevoli è che si può fare il calcolo senza troppa fatica. Ok? Quindi cosa vuol dire questo? Beh, c'è da notare questa cosa. Questo qui è in realtà proporzionale all'amplificazione. Allora, qui posso scrivere, prendo un po' di spazio qui, se Gm R asterisco è grande, ho una alta amplificazione e se è grande viene alta l'R0 e quindi viene una bassa, un basso limite superiore di banda. Ok, questa è un'osservazione che viene da qui. L'amplificazione dello stadio CE è proporzionale a quel GMR star. Ok? Quindi è interessante questo discorso, no? Quindi quando quel fattore Gm per la resistenza d'uscita è grande, da un lato mi consente di ottenere una grande amplificazione, dall'altra parte, siccome ha il denominatore di omega h, mi fa ottenere un basso limite superiore di banda. Allora io questo aspetto lo sottolineo perché in realtà è un, come dire, è un compromesso di progettazione frequente. In generale nella progettazione di un amplificatore si paga l'amplificazione col limite di banda e viceversa. Cioè, si tratta di capire che se si vuole ottenere un'amplificazione alta a parità di altre condizioni, per dire con lo stesso numero di stadi, di solito bisogna ottenere una bassa banda. In questo caso si vede abbastanza bene, come in tanti altri casi questo compromesso si evidenzia molto direttamente. Okay. In questo è il, non voglio calcolare il numero esatto, no? Però mi importa far vedere, è facile ricavare queste espressioni. Vediamo l'altro stadio, quello emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Quindi vediamo lo stadio CE con RE in alta frequenza. Allora, in quel caso che cos'è che cambia? Beh, cambia una sola cosa, che l'emettitore non è a massa,
ma va a massa attraverso una resistenza R1 nel nostro caso. Quindi qui c'è la RB, questo è il contatto di base intrinseco, questo è la RB'E, questa qua è la CB'E, questa è la CB'C, questo è GMV'E, questo è l'emettitore. Tra l'emettitore e massa c'è la R1, ecco qui, no, aspetta, ho sbagliato, questo è collegato qua all'emettitore, c'è anche uno, è la RO, l'uno su HE, abbiamo detto che chiamiamo RO, e poi qua c'è il parallelo di RC-RL. Vedete, in realtà la presenza dell'R1 complica abbastanza le cose, aggiunge un nodo in più, però dal punto di vista delle maglie, insomma, aggiunge molte maglie in più. In realtà mi diventa tutto abbastanza più complicato. Ora, per evitare eccessive complicazioni, consideriamo trascurabile l'RO. Secondo quelle approssimazioni che abbiamo fatto, se l'RO è molto maggiore di RC, RL, R1, si può eliminare, trascurare, quindi considerare questa resistenza infinita. Diciamo, no, non ci cambia il significato del risultato che otteniamo, però ci semplifica l'espressione analitica, quindi adesso la facciamo. Chiaro, si potrebbe anche tenere dentro, è solo per evitare di mostrare troppi calcoli. Allora, l'espressione della omega h ovviamente l'abbiamo scritta prima, quindi non c'è bisogno di riscriverla, è questa qui. Dobbiamo calcolare le due resistenze che chiaramente in questo caso sono differenti. Quindi vediamo la prima. Anzi, no, come ho detto, RB'E 0. Dunque, ci conviene disegnare di nuovo il circuito. Cosa c'è? C'è qui da B' a massa, diciamo che questa è massa, c'è RB e poi RB parallelo, RB grande parallelo RS. Chiamo tutto questo R tilde. Va bene, quindi tra parentesi R tilde è uguale a RB piccolo più RB grande parallelo RS. Questo è B'. Poi ho qua RB'E. Questo qui è il generatore di prova al posto della capacità CB'E. Questo generatore di prova, tra parentesi, è proprio VB'E, perché questo è l'emettitore. Ok? Poi, come è fatto? Qui ho R e 1, e poi l'unica altra cosa che mi interessa evidenziare è che qua ho un generatore di corrente GM VB'E. Poi, quello che c'è dietro il generatore di corrente chiaramente non mi interessa. Ok, io devo calcolare l'IP e poi fare il rapporto VP su IP. Quindi la cosa viene un pochino complicata. Procediamo per gradi e facciamo questo ragionamento qua. Allora, VP vede RB'E e poi in parallelo RB'E altre cose. Quindi io posso, per semplicità, togliere RB'E, tanto in parallelo al risultato che ottengo se tolgo RB'E, giusto? Quindi procedo così, togliamo RB'E. Quindi immaginiamo di averla tolta, non devo
faccio così, ma non devo ridisegnare tutto. Ora scrivo, calcolo la resistenza vista, va bene? Allora, qual è il percorso? Seguiamo questo percorso qui, no? Allora, qui passa IP, qui che cosa passa? Beh, se qui passa IP, qui passa GMVB'E, che è uguale a GMVP, per costruzione, quindi la corrente qui sarà IP meno GMVP. Quindi l'equazione alla maglia mi diventa VP uguale a R tilde per IP, che è questo pezzo, più la caduta su R1, che è RE1, che moltiplica IP meno GMVP. Vedete? Scritto questo, io posso ricavare VP su IP. VP su IP viene R più R tilde più RE1 diviso 1 più GM R1. Ecco, a questo punto io posso rimettere, no? Reintroduciamo RB'E. E quindi mi viene RB'E 0 è uguale a RB'E in parallelo a quello che ho trovato prima. Notate che se R1 fosse 0 mi verrebbe RB'E parallelo a R tilde, che è esattamente quello che ho trovato nel caso precedente. Ops, qua, perché questo termine tra parentesi quadra è R tilde, no, quindi RB'E parallelo a R tilde. In questo caso la presenza di R1 mi complessivamente mi riduce la resistenza R0B'E, perché di solito conta di più il termine a denominatore che il termine a numeratore. Quindi questo è un effetto abbastanza netto. Ancora un pochino più complicata è l'altra resistenza vista, quella da CB'C. E facciamo il conto. Dunque, resistenza CB'C0, il circuito come è fatto? Beh, metto la base intrinseca, la B'. Qui devo mettere il generatore di prova. Poi, tra la base e massa c'è l'R tilde, da una parte, cioè RB e poi RB parallelo RS, e questo è un termine. Poi qui c'è la RB'E piccolo, e da questa parte c'è GM VB'E, dove VB'E chiaramente è questa. Ok, poi dall'emettitore a massa c'è R1, la RO la trascuro, resistenza d'uscita del transistore, e qui c'è RC parallelo RL. Questo qui è il collettore. Quindi questa è IP. Allora, vedete, in pratica questo
resistenza vista è la resistenza vista tra ingresso e uscita di uno stato invertente, quindi anche qui mi ricorda una cosa che ho già visto. Io, vi ricordate, abbiamo visto come resistenza equivalente noi questa. La resistenza vista tra questo, no? La resistenza vista così valeva R1 per 1 più A più R2. Quindi per riuscire a sfruttare questa cosa che abbiamo già calcolato, questa resistenza notevole già calcolata, bisogna ricondurci da questo schema a quest'altro, no? Si assomigliano già molto, si vede abbastanza, insomma, però non è ancora automatico. Allora proviamo a costruirlo, no? A riportarci a questo schema. Allora, innanzitutto l'R1 deve essere, ecco, questo qui rispetto a questo, se questo è il nodo 1 e questo è il nodo 2, questo qui deve essere il nodo 1 e questo qui deve essere il nodo 2, giusto? Quindi dobbiamo mettere R1 è la resistenza vista da B' a massa. Quindi io devo mettere un generatore di prova tra l'ingresso e massa, quindi questo è B', questa è massa, e vedere la resistenza che si vede. Allora, cosa c'è qui? C'è R tilde, poi c'è RB'E, questo è R1, e questa qui è GMVB'E. Va bene? Beh, questo GM VB'E, questo è VB'E, se questa qui la chiamo IB, questo è GM per RB'E per IB. Allora io questa qui la so scrivere già direttamente, perché R1 è uguale quindi a R tilde in parallelo a che cosa? Questa è RB'E più questa resistenza R1, che però è moltiplicata per un fattore 1 più GM RB'E, questo l'abbiamo già visto insieme, no? Quindi R è 1 che moltiplica 1 più GM RB'E. Questo GM RB'E, se vi ricordate, si chiama anche F. Quindi questa è la resistenza R1. Poi devo calcolare AV. Che cos'è questa A? A è il rapporto tra la tensione sul nodo 2 e la tensione sul nodo 1, si mette un generatore sul nodo 1. Quindi calcolo AV. Quindi AV che cos'è? A l'ho chiamato. A è amplificazione e V2 su V1 se metto un generatore in V1. Quindi calcoliamo la situazione. V1 vuol dire tra B' e massa. Io metto qua il generatore V1. Allora qui che cosa c'è? C'è la R tilde, poi c'è qui il resto, quindi RB'E, la R E1,
Gm V'E, e poi RC parallelo RL. Allora, qui il conto è abbastanza facile, perché se io chiamo IB questa corrente, qui ci passa IB, beh, questo GM VB'E, GM per RB'E per IB, quindi HFIB, qui ci passa AIB che moltiplica 1 più HFE, no? Allora io posso fare questo ragionamento, VB'E è uguale a RB'E per IB. V1 è uguale, se seguo questo percorso, a RB'E per IB più RE1 che moltiplica 1 più HFE per IB. Okay? Per cui io posso dire qui che VB'E diviso V1 è uguale a RB'E diviso RB'E più R1 per 1 più HFE. Ok? Una volta che ho VB'E posso calcolare la tensione V2, no? Che è questa qua. Quindi la V2 è uguale a GM VB'E col segno meno che moltiplica RC parallelo RL. E quindi V2 su V1, che è la quantità che ho chiamato A, è uguale a meno GM RC parallelo RL che moltiplica RB'E diviso RB'E più RE1 che moltiplica 1 più HFE. Chiuso. Va bene? Quindi questo è l'altro termine. Quindi abbiamo di questa espressione qui che abbiamo già calcolato, un termine è questo, un termine è questo, e per concludere l'ultimo termine che cos'è? L'ultimo termine è la R2, cioè la resistenza che vedo tra 2 e massa quando V1 è a 0. Quindi lo scrivo qua, che non mi serve. R2 è la R vista tra 2 e massa quando V1 è uguale a 0. Allora, il conto è facile da fare, quando V1 è uguale a 0, questo va a 0, l'IB va a 0, il generatore di corrente si spegne e quindi l'assenza che si vede tra 2 e massa è RC parallelo RL. Quindi questo è particolarmente facile da calcolare, l'R2 è semplicemente l'RC parallelo RL. Quindi, allora, ricapitolando, la RB'C0 mi viene R1 che moltiplica 1 più A più R2, dove quei termini sono stati già calcolati. Ora non voglio ricopiare tutto, tanto non mi aiuta. Okay? Voglio soltanto fare questa valutazione con voi. Effetto di... vediamo l'effetto di R1. No? Quindi, se R1 aumenta, vediamo questi tre termini come cambiano, va bene? Innanzitutto noi sappiamo che l'amplificazione al centrobanda diminuisce, questo l'avevamo già calcolato a suo tempo, no? Più grande l'R1 più bassa l'amplificazione al centrobanda. Ora, non ve lo ricordo, ma l'avevamo fatto questo punto. Vediamo sui termini della resistenza vista che effetto ha. Allora, R1 aumenta, va bene? Con l'aumento di, RE1, R1 aumenta, si vede bene, aumenta questo termine. A diminuisce, va bene? R2 rimane invariato, quindi aumenta R1,
A diminuisce. Qual è l'effetto complessivo su RBC, B'C? Cos'è che conta di più su RB'C? Beh, questo si vede abbastanza bene, ve lo faccio vedere di qua. C'è sempre questo effetto qui, no? Vedete, questo è in A, c'è questo denominatore fatto così, in R1 c'è lo stesso, questo qui è lo stesso denominatore, però è in parallelo a R'. Okay? Quindi che cosa vuol dire? Questo termine qui aumenta di quanto diminuisce questo termine qui. Okay? Però qui è un pochino attutito l'aumento dal parallelo, che si vede di meno, no? Per cui in effetti l'aumento di R1 è minore della diminuzione di A. Nel prodotto che si ha qui, l'effetto netto è che RB' ci cala. Bene. RB'E invece aumenta. Omega H dipende da tutte e due e complessivamente, tipicamente, aumenta. Uno cala, l'altro scende, di fatto questo aumento è più forte di questo calo, e questo calo è dovuto a due cose che si bilanciano, l'aumento è dovuto a una cosa che aumenta e basta, di fatto, quindi è un po' più forte, complessivamente si ha un leggero aumento. Quindi anche qui ritorna quel compromesso che dicevamo, cioè lo scrivo qui in, diciamo, tipo fumetto, no? Rimane il compromesso tra ACB e omega H. Se aumenta uno, cala l'altro e viceversa. Questo purtroppo, diciamo, non si riesce a ridurre. Quindi in generale, ricordando anche le cose che avevamo visto, quando introduco la resistenza sull'emettitore, abbasso l'amplificazione. Se vi ricordate, avevamo visto che aumentavo la resistenza d'ingresso, facciamo un riepilogo, no? Lo scrivo di qua. La resistenza d'ingresso avevamo visto che aumentava e avevamo visto che aumentava anche la resistenza d'uscita. Quindi le due resistenze aumentano e poi invece cala l'amplificazione ma aumenta il limite superiore di banda. Queste sono le cose da ricordare dal punto di vista qualitativo. Per concludere l'escursione sui vari amplificatori, ci manca di vedere l'amplificatore a collettore comune in alta frequenza. Allora, in quel caso che cosa abbiamo? Abbiamo il circuito equivalente fatto così. RB, questa è la base, questa è l'RB piccolo, quindi questa è la base intrinseca. Poi c'era il collettore a massa, l'emettitore qua, quindi qui c'è RB'E, VB'E veniva preso qua e anche CB'E stava qua. Poi tra base e collettore c'era CB'C e tra collettore e emettitore c'era il generatore di corrente GM VB'E e poi c'era la RO, che andava a finire in parallelo alla RE e andava a finire in parallelo all'RL. Diciamo che tutto questo lo possiamo chiamare R-star. Questa era la tensione d'uscita. Allora, di nuovo, per calcolare il limite superiore di banda, dobbiamo calcolare le resistenze viste da questi due. Da ciascuno capacità con l'altra capacità circuito aperto. Allora anche qui è necessario fare un po' di conti, mettiamoci, ma un po' di pazienza ci vuole. RB' è 0,
quel circuito ridisegniamolo. Allora è qui tra B' ed E che dobbiamo mettere il generatore di prova. Cosa c'è? C'è RB'E, poi tra B' e C c'è al solito questa roba qua che prima abbiamo chiamato R tilde, e c'è di nuovo, questa è la massa. Da quest'altra parte c'è il generatore di corrente GMVB'E, che è proprio GMVP in questo caso, e poi c'è R. Star. Ora anche qui mi conviene procedere per gradi. Ora qui non sono tre ingressi usciti da uno stadio invertente, non posso usare la stessa formula perché qui vedete il verso di questo generatore quando Vp è positivo spinge corrente, quindi non dipende, questo generatore qui non dipende dalla tensione tra B' e massa, ma dalla tensione tra B' ed E, quindi non, anche se vagamente assomiglia al circuito di prima è tutta un'altra cosa. Facciamo il calcolo dettagliato. Allora, come procediamo? Viene abbastanza naturale. No, prima togliamo RB'E perché tanto è in parallelo a qualunque cosa calcoli, quindi parallelo al generatore d'ingresso. Quindi intanto la tolgo, calcolo la senza vista senza la RB'E e poi la introduco in parallelo. Quindi togliamo RB'E. Fatto questo, io ho questa e l'IP. A questo punto qui passa una corrente IP e qui dentro, in questa direzione, cos'è che passa? Beh, se qui passa IP e qui passa GMVP, qui passerà GMVP meno IP. No? Quindi se scrivo l'equazione alla maglia, mi viene dunque VP uguale a R star per IP di qua, poi seguo questo percorso, meno GM VP meno IP per R star, e quindi VP su IP, l'ho calcolato, mi viene R star più, scusate, R tilde più R star diviso 1 più GM R star. E quindi a questo punto reinserisco RB'E e mi viene RB'E 0 uguale a RB'E in parallelo a R star più R tilde diviso 1 più GM R star. La cosa da notare è che questo termine ha denominatore abbastanza grande, mi porta giù tutta la frazione, nel parallelo mi porta giù tutta la resistenza, quindi questa qui verrà una resistenza bassa. A causa di questo termine GM R star. Ok, allora adesso calcoliamo l'altra resistenza vista. Ora io sto facendo tutti i calcoli senza numeri, perché ora non mi importa vedere un po' le dipendenze funzionali, però è chiaro, poi uno quando fa un esercizio completo numerico ci mette tutto. Allora io qui che cosa devo fare? Devo mettere il generatore di prova tra B' e C. C è qui a massa, quindi questo è il generatore di prova. Da questa parte tra B' e C c'è la R tilde, e di là c'è la RB'E. Quindi qui c'è la R tilde e di qua c'è la RB'E. Questo è l'emettitore, poi qui c'è GMVB'E e qui c'è R star. Vabbè, questo quindi è un conto che si fa subito. Perché? Perché GMVB'E, se io questa la chiamo IP, IB, no? Questa è GM per RB'E per IB,
cioè EHFE per il B. Quindi qui passa il B che moltiplica HFE più 1. Questa qui è una resistenza notevole. Quindi a questo punto posso scriverlo proprio direttamente. RB'C0 è uguale a, da una parte, R tilde, e dall'altra parte c'è RB'E più 1 più HFE, tutto per R star. Stavolta posso scrivere diretto. Ok? Questa qui sarà una resistenza, vabbè, dove c'è questo termine che la porta su e poi c'è il termine in parallelo che la, come dire, la blocca, cioè non può salire troppo perché è comunque in parallelo a un'altra resistenza che non è altissima. Quindi, che cosa ottengo? Il limite superiore di banda è RB'E0 per CB'E più RB'C0 per CB'C. Tipicamente questo è basso, ho detto prima, questo è, al massimo vale R tilde, che comunque il parallelo di R tilde è un'altra cosa, e quindi mediamente questa viene abbastanza bassa. Ok? Perché tutte e due queste resistenze sono piccoline. Quindi è il denominatore è basso, quindi viene alto. Viene abbastanza alto. Ok, più alta di quello che si ottiene in uno stadio CE. Ok. Allora, vi ricordate quella tabellina che avevamo fatto a suo tempo per confrontare diversi stadi, no? Qualitativamente. Ora, volevo aggiungere il discorso sul limite superiore di banda. Prendiamo soltanto metà tabella. Prendiamo un po' di più. CE, CE con RE e CC. Giusto, volevo farvi notare il compromesso tra V e H. Allora, a V ci ricordiamo cosa ottenevamo, no? Nello stadio CE è minore di 0, nello stadio CC è maggiore di 0 e avevamo detto questa cosa qua, alta, media e bassa. Ok? Dall'altra parte omega H è più bassa di tutti nello stadio CE, è più alta all'aumentare dell'RE, è ancora più alta se uso uno stadio CC. Quindi vedete, in questo modo si vede abbastanza bene il compromesso che ottengo nella scelta dello stadio. In generale, più lo stadio mi dà un'amplificazione alta, più mi dà un limite superiore banda basso. Quindi bisogna che in qualche modo accetti questo compromesso. E che posso fare se ho bisogno invece di avere un'amplificazione alta e una banda anche alta? No? Com'è che si procede? Beh, non c'è poco da fare. Quello che mi conviene fare è adoperare degli amplificatori a più stadi. Perché cosa succede quando uso degli amplificatori a più stadi? Succede che la funzione di trasferimento è il prodotto delle tre funzioni di trasferimento. E quindi dal punto di vista dell'amplificazione ho il prodotto dell'amplificazione. Dal punto di vista del limite di banda, mi conta il limite di banda più stretto. Ok? Cioè, vediamolo bene questo concetto. Amplificatori multistadio. Allora, se io ho una situazione di questo tipo,
Immaginiamo di avere tre stadi. Con tre funzioni di trasferimento, A1, A2, A3. Abbiamo già fatto tutti i conti, no? Ricordate, viene che la funzione di trasferimento complessiva, questa è VI e questa è V, vi ricordate, veniva uguale al prodotto delle tre funzioni di trasferimento per, vabbè, una certa roba delle frazioni che sono rapporti di partizione. Quindi è una cosa complessivamente minore di 1, va bene? Quindi ora non incide sul discorso che voglio fare perché non c'è una costante. Dal punto di vista del diagramma di Bode, come funzionano le cose? Beh, io devo immaginare una situazione di genere. Io rappresento omega su scala logaritmica sull'asse orizzontale, l'amplificazione in dB sull'asse verticale, e se ottengo quindi, che ne so, che la prima ha una funzione di trasferimento così, la seconda ha una funzione di trasferimento così e la terza ha una funzione di trasferimento fatta così. No? Il limite, diciamo che ecco, che questa qui è A1, questo è A2 e questo qui è A3, va bene? Devo fare il prodotto dei tre. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i limiti di banda saranno determinati in questo modo. Il limite inferiore di banda sarà quello dello stadio che ce l'ha più alto, il limite superiore di banda sarà quello dello stadio che ce l'ha più basso, no? Quindi se io faccio il prodotto, no? Sul diagramma di Bode vuol dire faccio la somma, no? Ma insomma alla fine mi verrà questo, che questo qui sarà il limite inferiore di banda e questo qui sarà il limite superiore di banda. Quindi questo che cosa mi dice? Mi dice che io devo fare in modo che se mi interessa un certo limite superiore di banda, devo fare in modo che ciascuno stadio abbia un limite superiore di banda maggiore o uguale al valore che voglio. E poi metto tanti stadi in cascata, quanti me ne servono per ottenere l'amplificazione che voglio. Ok? Banalmente. Quindi, come dire, il compromesso tra amplificazione e limite di banda lo supero mettendo tanti stadi in cascata. Chiaro che non devo fare l'errore di mettere uno stadio che abbia il limite superiore di banda minore di quello che mi serve, no? Perché se lo prendo minore non recupero più, ok? Piuttosto scelgo che amplifica di meno, in modo con limite superiore di banda abbastanza alto, perché a quel punto basta mettere più stadi in cascata e recupero, ok? Questo è un concetto banale, però bisogna pensarci un attimo. È abbastanza banale da capire, però una volta che uno ce l'ha presente non deve sbagliare, ok? Su questo mi fermo.